il dottor Mariano Franzini, che è un specialista in angiologia ed è professore a contratto a Pavia sulla cattedra di farmacologia. È presidente della Società Italiana di Ossigeno Zonoterapia e lui ci parlerà proprio di questi elementi, ossigeno e ozono, elementi fondamentali per la vita e l'anti-aging. Prego. Grazie professore. Non voglio approfittare della vostra pazienza e tenterò di fare il più velocemente possibile. Ossigeno-ozonoterapia è una pratica medica da 30 anni in Italia e si basa sull'utilizzo terapeutico dell'ossigeno e dell'ozono. L'ozono è O3, è un attivatore, un attivato dell'ossigeno. Oggi l'ossigeno-ozonoterapia è presente in tutti i paesi del mondo, è iniziata in Germania, si è sviluppata poi a Cuba, vi lascio stare tutta la parte storica e anche bellica dell'ossigeno-ozonoterapia, in quanto come tante medicine ha avuto i propri implementi proprio quando c'erano momenti di necessità come l'embargo negli Stati Uniti o come durante la Prima Guerra Mondiale, quando i tedeschi utilizzarono per la prima volta in modo massiccio l'ossigeno ozono proprio per trattare le ulcere e le piaghe. Non esistevano allora gli antibiotici e si accorsero che l'ozono non solo disinfettava ma aiutava una maggior cicatrizzazione. Recentemente poi siamo venuti in possesso di documenti che ci dicono che addirittura la malaria all'inizio del 1900 avevano scoperto negli Stati Uniti, ed è un lavoro del Medical Journal di New York, veniva trattata con ozono. Questo per aprire un capitolo: l'ozono è l'antibatterico e antivirale più forte che oggi noi conosciamo in medicina. Non esiste antibiotico, non esiste cloro, non c'è farmaco che sia un antivirale antibatterico totale come è l'ossigeno ozono. Ma non solo. Sempre nel 1890 avevano scoperto che le terme di Fiuggi, i benefici intestinali delle acque di Fiuggi erano dovute a una ozonizzazione naturale nelle profondità del terreno che andavano ad arricchire questo tipo di acque. La tossicità, come tutti i farmaci, è dipendente dalla concentrazione, dal tempo di esposizione. Adesso qui sarò brevissimo, ma le controindicazioni vere sono l'ipertiroidismo, la gravidanza, chiaramente è una controindicazione più che altro medico-legale, e forse l'epilessia è ancora allo studio. È tossico se viene inalato. In effetti oggi anche nella medicina del lavoro esiste un paragrafo ben chiaro per le quali è previsto che non sia presente nell'ambiente più di 0,01 parti per milione di ozono per le vie respiratorie. Mentre per tutte le altre vie di inoculazione, che qui vedete la somministrazione dalle grandi autoemoinfusioni, che vuol dire prelevare 150-200 centimetri cubi di sangue al paziente, arricchirlo di ossigeno ozono e poi immediatamente per la stessa via andarlo a reiniettare, quindi un'autoemoinfusione arricchita di ossigeno ozono, poi la piccola autoemo, le sottocutanee intramuscolari e tutte le vie insufflative, da quella anale a quella vaginale, uterina e quant'altro, proprio per sfruttare gli effetti riattivanti del circolo e antibatterici e antivirali. Esiste poi tutta una categoria così denominata ozonopatia di pseudofarmaci, tutti inerenti alla portata dell'ozono attraverso capsule, attraverso creme, attraverso il dentifricio e quant'altro. Queste sono dei tipi di applicazione. Come vedete, questa qui prima è una delle pratiche in assoluto più utilizzate al mondo, che è l'autoemoinfusione. Vedete, il paziente gli è già stato prelevato il sangue, in questo momento sta già rientrando. Nella prima abbiamo invece una flebo arricchita di ozono, l'acqua iperozonizzata, che serve in modo particolare
qui ho un pubblico, penso, molto attento proprio all'alimentazione, nelle disbiosi. Io vorrei oggi buttarvi questo sasso per essere approfondito dell'utilità dell'acqua iperozonizzata, in modo particolare nelle disbiosi. Iniezioni sottocutanee e bagni quasi total body di ossigeno ozono. Questa è sempre l'acqua iperozonizzata da bere, questi sono i bagni, qui è come si forma l'ossigeno ozono e qui vedete le principali attività biologiche dell'ozono, antivirale, antibatterico, come vi ho detto, responsabile del aumento di produzione del 2-3 fosfoglicerato, che è responsabile della cessione di ossigeno ai tessuti. Quando noi facciamo un'autoemoinfusione, il beneficio non è dato tanto da quei 150-200 centimetri cubi di sangue arricchiti di ossigeno, ma quanto dall'attività biologica dell'ozono nel migliorare la cessione di ossigeno ai tessuti. Questo succede in modo particolare, lo si può vedere in modo evidente, quando trattiamo le grandi insufficienze respiratorie. Vedete questi pazienti che, abituati a portare per 10-15 ore al giorno l'ossigeno per bocca, si vedono diminuire questa necessità e aumentare la loro possibilità di una vita più normale, nel poter fare qualche passo, di poter camminare e quant'altro. Andiamo alla prossima e richiamo solamente la vostra attenzione sul fattore che l'ossigeno ozono aumenta la deformabilità dei globuli rossi e riduce la viscosità ematica. Quindi, come vi dicevo, migliora il circolo, ma in modo particolare il microcircolo, ed è la seconda attività biologica che produce l'ossigeno ozonoterapia. E qui vedete molte delle indicazioni, anzi direi tutte le indicazioni dell'ossigeno ozono, il quale non è una panacea, sono 40 indicazioni, potevano essere anche 100 probabilmente, ma in letteratura queste sono le più utilizzate, sono le più conosciute. Ma voi dovete pensare all'ossigeno ozono utile quando vi è una malattia virale, batterica, quando vi è una malattia legata al circolo e al microcircolo. Queste sono tutte situazioni dove, oltre al farmaco, voi potete pensare che l'ossigeno ozono possa essere estremamente utile. Oltre, a parte l'invecchiamento, del quale poi chiederò un attimo della vostra attenzione, ma in modo particolare non solo nelle arteriopatie, nelle flebopatie, ma anche in alcune malattie neurodegenerative, tipo la sclerosi multipla, la SLA e la demenza senile precoce. Queste sono patologie alle quali rispondono molto bene alle applicazioni di grande autoemoinfusione con ozono e producono in questi pazienti due effetti. Il primo è che la malattia si cessa, non ha più le poussée aggravative, sapete che sono malattie degenerative continue, la malattia si blocca, ma in alcuni casi, tipo la demenza senile, addirittura si ottengono, e anche il morbo di Parkinson, si ottiene anche dei piccoli miglioramenti personali del paziente. Questo senza dirvi poi del risparmio dal punto di vista della sanità pubblica tra l'utilizzo di farmaci e l'utilizzo dell'ossigeno ozono. Fate conto che nella sclerosi multipla è stato calcolato che il costo pro ammalato anno è di circa 38.000 euro per le casse pubbliche, con ossigeno ozonoterapia è di circa 4.000 euro all'anno. È per questo che molte regioni adesso stanno immettendo nel proprio prontuario terapeutico l'utilizzo dell'ossigeno ozono, non solo per le ulcere e per le piaghe, come è successo per la regione Lombardia, che è stata la prima regione 10 anni or sono a mettere nel prontuario terapeutico questo tipo di trattamento, ma anche per altri trattamenti più invasivi. Tutto quello che vi ho detto così in modo molto veloce, ma è proprio per aprire una frontiera, per aprire una finestra alla vostra conoscenza, se già non conoscevate l'ossigeno ozono, è tratto da circa 2.000 lavori pubblicati
a livello internazionale dal 1990 al 2012. In 20 anni sono stati pubblicati oltre 2000 lavori su PubMed, su riviste scientifiche con referi, e questo mi fa dire che l'ossigeno ozono è una delle pratiche mediche più studiate in assoluto a livello mondiale. Qui dentro troverete, se aprite PubMed, ormai con internet è aperto a tutti, lo potete immediatamente vedere, si scrive la parola ozonotherapy e troverete questi 2000 lavori, e sono lavori che arrivano da ospedali, da università di tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, all'Italia e quant'altro, sulle migliori riviste. Vi sono poi tutte le altre applicazioni, diciamo così, sull'acqua e industriali, che ora non vi sto a specificare, ma sono tutte inerenti all'utilizzo dell'ozono nella disinfezione delle parti che vengono a suo contatto, quindi l'acqua, l'intestino e quant'altro. Queste sono le linee guida, la regione Lombardia, adesso andiamo di corsa, queste sono le indicazioni perché un medico possa diventare ozonoterapeuta, che vi tralascio. Ma su questo vorrei invece perdere un attimo una parola. Questo è il corpo nostro e dei nostri pazienti. Se voi vedete, questo invece è un acquario. Sapete che tutti gli acquari vengono mantenuti vivi da quelle bollicine, che sono bollicine di ozono, perché portano ossigeno e tolgono le cariche batteriche dai vostri acquari. Se il vostro paziente, se voi, se noi, se i vostri pazienti non bevono, il loro corpo facilmente diventa così. È un acquario che va in putrefazione. Se invece bevono, avranno un miglior ricambio e il loro corpo probabilmente sarà così. Quindi il fattore bere, non solo bere acqua ozonizzata, che apre un altro capitolo, ma già il fattore bere, il fatto di bere 1,5 litri, 2 litri, 2,5 litri di acqua al giorno, non è solo un optional per avere un generico ricambio, ma è una necessità assoluta nel caso di una corretta alimentazione. Per quanto riguarda l'invecchiamento, vi lascio perdere tutti questi lavori scientifici che abbiamo tratto, ma su uno vorrei portare la vostra attenzione e poi chiudo, dato che è anche molto tardi. Qui un trattamento sul viso, ma sul vascolare sicuramente vorrei darvi un'indicazione. Questa è una curva che vi descrive l'ossigenazione cerebrale durante e dopo un'autoemoinfusione, quella che vi ho fatto vedere prima con il sangue, e vedete per 3 ore, noi l'abbiamo misurata fino a 3 ore, in verità ora stiamo facendo un ulteriore studio per vedere a 24 e a 72 ore cosa succede, come migliora l'ossigenazione cerebrale. Non vi è farmaco che abbia un effetto sui livelli di ossigeno cerebrale come può avere l'ossigeno ozonoterapia. Sotto vedete la traduzione con la PET di pazienti con la sclerosi o con la demenza senile che hanno praticato prima e dopo 15-20 sedute, cosa succede al microcircolo cerebrale. Questo mi fa dire che sicuramente, se parliamo di anti-aging, di non invecchiamento cerebrale, ma questo è il miglioramento del microcircolo in toto del corpo, a noi in questo caso interessava di più valutare cosa succedesse a livello cerebrale, proprio per la demenza senile e le altre patologie degenerative, questo è quello che succede dopo 15-20 sedute di grande autoemoinfusione, questa ripresa del microcircolo cerebrale. E con questo io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie professore. Grazie molto professor Franzini.